Innanzitutto grazie, ovviamente è l'ultimo intervento più che le conclusioni, perché il nostro, come è noto sin dall'inizio, è un work in progress di un coro di voci, e credo che questo sia un valore, un coro di voci diverse. Io ringrazio innanzitutto gli amici e i compagni del partito dell'Aquila che ci hanno ospitato, speriamo di aver dato un contributo a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica del Paese su questa tristissima vicenda. Ringrazio anche Andrea Orlando per la relazione che ci ha offerto e che credo abbia dato un contributo importante a strutturare una discussione che io ho trovato molto molto interessante, anche con consistenti elementi di omogeneità. Mi pare che ci sia molto più oggi rispetto all'appuntamento di Pesaro delle tracce, dei fili di cultura comune, di analisi comune, e questo è molto rilevante, e credo sia un'ottima ragione per andare avanti in questo nostro lavoro. Poi dirò rapidissimamente qualche proposta sui prossimi passi da fare. A me pare che facciamo bene, come abbiamo fatto oggi, a concentrarci innanzitutto sulla lettura di quello che avviene. Non pretendere di avere una sede di elaborazione programmatica puntuale, quelle ce ne sono altre. In questi 2 anni a me pare che questo è rimasto un punto debole della nostra attività politica di partito. C'è uno spazio per approfondire l'analisi. Se siamo d'accordo che è una fase straordinaria, è una fase di straordinario cambiamento, se dobbiamo confrontarci con l'analisi, perché se non condividiamo un'analisi poi è difficile che ci mettiamo d'accordo su che cosa fare. E credo che non basti, come retoricamente ciascuno di noi fa quando inizia un intervento, dire che siamo di fronte alla crisi più rilevante dell'ultimo secolo, perché poi spesso a questa valutazione assolutamente condivisibile i più fanno discendere una ricetta che è esattamente quella che proponevano fino al 2008. Allora, due sono le cose: o non siamo in questa fase straordinaria che diciamo di essere, oppure la ricetta che proponiamo, se è la stessa di quella di 4 anni fa, evidentemente non va bene. Su questo voglio fare una sottolineatura. Si parla molto di finanza, anche i movimenti di queste settimane insistono molto sulla finanza. Anche oggi ho sentito qualche accento in cui sembra come se il problema fosse una finanza degenerata, un cancro che colpisce un organismo sano, che sarebbe stato sano. In realtà l'analisi che alcuni di noi fanno non è questa. Cioè, la finanza degenerata è stato il prodotto di un organismo malato. Cioè, dietro la degenerazione della finanza c'è stato un processo di sistematica e sempre più acuta regressione delle condizioni del lavoro. Cioè, la finanza degenerata, in particolare negli Stati Uniti, dove è esploso in modo più forte il problema, è servita a compensare la degenerazione nella distribuzione del reddito e della ricchezza, nella degenerazione delle condizioni del lavoro, che ha riguardato, e questa è la novità politica, non solo economica di questa fase, che ha riguardato non soltanto le fasce più deboli, ma ha riguardato il 90% della popolazione, la classe media. Questa è una crisi della classe media, questo è il punto. Quando negli Stati Uniti per 31 anni, almeno gli ultimi dati, cioè dal 1976 al 2007, per ogni dollaro di ricchezza reale prodotta, 58 centesimi vengono accumulati dall'1% più ricco della popolazione, dall'1%, questa è la media di 31 anni, no?
È evidente che abbiamo un problema di democrazie delle classi medie che si inceppa, e la finanza degenerata ha fatto girare un meccanismo che si sarebbe inceppato molto prima se non ci fossero stati i mutui subprime che davano il 120% del valore dell'abitazione anche se avevi un lavoro precario e ai limiti della sussistenza. I consumi degli Stati Uniti e della classe media degli Stati Uniti, che hanno avuto redditi, anche gli ingegneri bianchi hanno avuto redditi piatti per un lunghissimo periodo, i consumi degli Stati Uniti non sarebbero stati quello che sono stati, non avrebbero trainato la crescita delle economie emergenti, non avrebbero... Allora, questa è la ragione per cui facciamo bene a insistere sull'uguaglianza e facciamo bene a insistere sulla centralità della questione lavoro, perché sta là l'epicentro. L'epicentro di una questione che è certamente una questione sociale, ma che è una questione sociale allo stesso tempo democratica. Allora, in questa analisi, per carità, come tutte le valutazioni, è assolutamente discutibile, però a me pare che più passa il tempo, più diventa, come dire, emergano elementi che danno un qualche sostegno a questa analisi. Se facciamo questa analisi, se ci concentriamo sulle condizioni del lavoro, se parliamo di uguaglianza come questione fondamentale per la democrazia, oltre che per l'economia, allora poi dobbiamo essere coerenti, nel senso che non è che l'uguaglianza la possiamo rimediare solo con qualche aggiustamento del sistema fiscale e tutto il resto va bene, ci lasciamo tutto come va, come sta, e facciamo un sistema fiscale un po' più progressivo e la storia si risolve. No, perché dietro a questa regressione delle condizioni del lavoro, dietro a questo problema di uguaglianza ci sono tante cose. Ad esempio, non è rilevante il modello contrattuale. E io credo sia incoerente dirsi d'accordo con un modello contrattuale che assume come dimensione fondamentale, anzi unica, la dimensione aziendale e mette da parte il contratto nazionale. Perché se uno mi dice che il problema è l'uguaglianza e poi sparisce il contratto nazionale e si scatena la concorrenza a ribasso tra lavoratori nelle aziende, c'è qualcosa che non va. Se siamo d'accordo sull'uguaglianza, allora dobbiamo dire che il contratto nazionale ha una qualche rilevanza. Questo non vuol dire che la dimensione aziendale non la dobbiamo potenziare, perché l'accordo del 28 giugno l'ha fatto, ma dentro il quadro nazionale. Modello Fiat è un'altra cosa, perché là il contratto nazionale sparisce, e questo ha molto a che fare con l'uguaglianza. A che fare con l'uguaglianza? Qua so che faccio un discorso che viene percepito come vetero, però io penso sia un discorso importante che dobbiamo fare. Noi per 20 anni, diciamo, quelli di noi che volevano essere più coraggiosi come riformisti prendevano a calci i sindacati, perché il sindacato era l'elemento che ostacolava un mercato in cui domanda e offerta, essendo il mercato del lavoro uno dei tanti mercati, domanda e offerta si incontrano. Se c'è qualcuno come il sindacato che organizza l'offerta di lavoro, cioè i lavoratori, inceppa questo meccanismo che altrimenti porterebbe all'allocazione perfetta. Ora i sindacati sono quello che sono, per carità, sappiamo che sono vecchi, però il problema dell'uguaglianza non si risolve solo sulla dimensione della distribuzione secondaria del reddito, cioè il welfare e il fisco. Tutti i dati ci dicono che il problema esplode nella dimensione primaria, cioè se il sindacato che ci abbiamo non va bene, insistiamo perché cambi, però il lavoratore lasciato solo nel mercato del lavoro non va da nessuna parte, e poi non c'è welfare, non c'è fisco che compensi la disuguaglianza che si produce nella dimensione primaria. Questo è un punto fondamentale. Servono le organizzazioni collettive dei lavoratori. Questi sindacati vanno buttati via, buttiamoli via, ma servono delle organizzazioni collettive che diano ai lavoratori la possibilità di negoziare. È una sfida difficilissima nel mercato del lavoro attuale, perché lo sappiamo come è fatto. Però non è che ci si può girare intorno, troviamo altre soluzioni, ma questo è un punto fondamentale.
Terza questione relativa sempre e connessa a questo discorso con l'uguaglianza. È invalsa in molti nostri ambienti, a proposito di parole, no? Di parole che utilizziamo, c'è una parola che utilizziamo in senso molto spregiativo, che è quella di spesa pubblica. Cioè, spesa pubblica uguale spreco. Che, per carità, noi siamo in Italia, sappiamo quel disastro che è la nostra spesa pubblica. In questi due anni, tre anni, è stata tagliata in modo pesante, anche se non ci piace il modo. Però non è che tutta la spesa pubblica, la spesa corrente è spreco. Noi siamo in un punto, siamo in una situazione in cui il nostro bilancio, dire tagli di spesa oggi vuol dire taglia le condizioni materiali di vita delle persone. Quindi, quando con grande disinvoltura diciamo che tagliamo la spesa, dobbiamo essere consapevoli degli effetti che ha sull'uguaglianza. Poi ci può interessarci poco, ma è così. Diciamo, le due cose non stanno insieme. Allora, a me pare che abbiamo un lavoro analitico molto, diciamo, un'analisi ancora da approfondire e portare questo nostro contributo nella sede del partito. Ma questa questione sociale è la seconda e ultima considerazione che faccio, e poi è strettamente connessa alla questione democratica. Tanti oggi hanno fatto riferimento alla manifestazione di ieri e alle questioni, alle domande sociali che pone, ma guardate che ieri c'erano anche domande di democrazia, domande forti di democrazia, perché che in tutto il mondo quelle manifestazioni assumono come riferimenti le banche centrali non è normale, non era mai successo, non se la sono presa coi parlamenti. Cioè, ora la situazione sociale è così acuta si è creato un cortocircuito democratico. Nell'opinione pubblica è passato il messaggio vero che i parlamenti nazionali non contano molto poco e le sedi decisionali si sono spostate altrove. Ma questo è un problema fondamentale. E quelli di noi che si sono permessi, diciamo, in un atto di eresia assolutamente inconcepibile, di discutere la lettera della BCE, l'hanno fatto innanzitutto discutendo questo punto di democrazia. Cioè, il problema è di democrazia. Le stesse scelte di merito, un conto se vengono da una sede legittimata democraticamente, un conto se vengono da un'altra parte che non ha questa fonte di legittimazione. È fondamentale la differenza, è decisiva, e noi non possiamo trattare come ordinario questo evento, perché non è ordinario, è la raffigurazione plastica della ragione per cui la politica viene, come dire, considerata l'attività umana più bassa, e la ragione per cui, l'ho detto anche l'altra volta, la ragione vera per cui ci dicono casta è questa qua. Guardate che non taglieremo mai abbastanza. Se tu sei inutile, puoi costare pure un euro al mese, ma se sei inutile, quell'euro al mese che costi è sprecato, perché stai là ma non decidi nulla. Allora, se noi non rispondiamo su questo terreno, che mi rendo conto è difficile, è più facile dire che tagliamo di metà dei parlamentari, facciamolo, tagliamolo a metà dei parlamentari, probabilmente non servono, chiudiamo le province, togliamo i consigli regionali, i consigli comunali, ma il punto fondamentale è che questa sete, che questa, rabbia nei confronti della politica si acquederà per qualche giorno, ma poi ricomincerà, perché sei inutile, sei sostanzialmente inutile, non hai senso come funzione. Poi c'è anche la questione di merito rispetto a quella posizione che ora non ci torno, ha a che fare con le cose che dicevo prima. Ma veramente, se io mi chiedo che senso storico ha un partito che sulle questioni fondamentali assume un programma che non ha contribuito a costruire, che viene da un'altra parte e che è figlio di una cultura che sicuramente fa fatica a interpretare quello che ora avviene.